Fanciulli, buongiorno. Quest'oggi vlog vacanziero a 5 stelle perché per la prima volta dopo non so quanto tempo sono effettivamente in vacanza, cioè non un viaggio dove devo fare qualcos'altro oltre a viaggiare, ma proprio svacco completo, 100% relax di cazzeggio puro dal mattino alla sera che, credetemi, dopo un po' ci voleva anche. Sono qui con Sati, che poco fa era qui alle mie spalle per farsi bella per la serata. Sono nella mia piscina personale della mia stanza all'interno di questo resort super mega extra lusso che si chiama Costa Navarino e che si trova sulla costa ionica del Peloponneso in Grecia. La domanda sorge spontanea: che ci fa Tiozzo in un resort super lusso 5 stelle? La risposta è semplice: ce l'hanno regalato. Sostanzialmente è stato il pagamento per un lavoro che Sati ha fatto a dicembre per, insomma, una delle sue robe, shooting, roba di moda, quelle cose lì, e le hanno detto: anziché darti gli soldi, ti paghiamo una vacanza di una settimana con tuo marito in questo resort super mega super super power. Ed eccoci qua, carissimi, nella mia stanza Infinity, che costerebbe teoricamente circa 800 euro a notte solo lei. Ma in realtà non è che ci sia molto da dire su questo posto, è chiaramente super mega figo, i posti sono super belli, miliardi di ristoranti disponibili, un sacco di attività, il mare è super cristallino, bla 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 bla. Nulla di così interessante da spenderci troppe parole, ve lo faccio vedere in questo mini video che abbiamo fatto solo per voi. Ma la cosa che realmente accende la curiosità, che è il motivo per cui faccio questo vlog, è che oltre a questa stanza qui dove stiamo noi della plebaglia, mettiamola così, c'è anche la super mega villa presidenziale che viene utilizzata dai miliardari di mezzo mondo e ogni tanto anche da qualche celebrity, ultimo in ordine niente proprio di meno che CR7 Cristiano Ronaldo, che ovviamente è il motivo per cui sto girando questo vlog in outfit bianco nero. Appunto, Cristiano Ronaldo è venuto per 2 anni di fila a passare le vacanze qua. Proprio l'anno scorso era qui mentre ha firmato il contratto con la Juventus, fu raggiunto proprio in questo residence da Agnelli con il contratto da firmare per il trasferimento alla Juve, e ci è tornato anche quest'anno, cosa tutt'altro che normale perché a detta del suo agente CR7 non era mai stato 2 volte nello stesso posto. La domanda è: perché ci è ritornato? Cosa ci ha trovato di così tanto bello? Ebbene, qui entro in gioco io, fanciulli cari, perché ho chiesto e ottenuto il permesso di entrare in una di queste ville presidenziali, filmare il suo interno, vedere come sono fatte per farvele vedere e permettervi di rosicare tanto quanto ho rosicato io. Quindi mettetevi comodi, una bella robetta tra i denti da sgranocchiare e godetevi la villa presidenziale di Costa Navarino. Aspetta, secondo me non avete rosicato abbastanza con questa cosa della jacuzzi con vista mare, cioè la rifacciamo vedere per sicurezza. No, ancora non ci siamo, non avete rosicato abbastanza, di nuovo.
Naturalmente la villa presidenziale non è accessibile solamente alle superstar, ma potreste venirci anche voi alla modica cifra di listino di 25.000 euro a notte. Però, cioè, questo si contratta ovviamente, cioè se ci state più notti abbassano il prezzo, è capace che possano arrivare anche a 7-8.000 euro a notte se ci state un mese, quindi chi è che non ha 180.000 euro da spendere per una vacanza di un mese al mare in Grecia? Comunque sia, questa è l'interno di una villa presidenziale qui a Costa Navarino. Non mi è dato sapere se è esattamente questa la villa in cui è stato CR7, perché ne hanno due o tre simili, però ovviamente lo stile è questo qua. Hanno l'ingresso privato al mare, hanno ovviamente tutta una serie di personale a loro disposizione. Se vogliono il cuoco gli mandano il cuoco, se vogliono un certo tipo di inserviente glielo mandano, ovviamente il servizio è top, motivo per cui è tornato CR7 due volte di fila, ma soprattutto il motivo principale è la privacy, perché un grosso vanto di questo residence è mantenere la privacy dei propri clienti, perché a quanto pare un sacco di paparazzi hanno provato a intrufolarsi attraverso la spiaggia coi gommoni, roba da scafisti, no? Eppure nessuno è riuscito nell'impresa di fare una foto a CR7 in vacanza. Questa cosa ovviamente per una celebrity di quello spessore ha il suo valore e come, quindi chissà, magari può essere che l'anno prossimo tornerà da queste parti. Nel caso, informatevi sulle date, risparmiate un po' di soldi durante l'anno per venire a prendervi, non so, una stanza Infinity come la mia e avere l'occasione di vedervi CR7 scorrazzare per le vie del residence, perché a quanto pare lui non si nascondeva dalle persone, andava in giro, si faceva fare foto, autografi dei bambini che lo riconoscevano, eccetera eccetera. Ne hanno parlato tutti molto bene, ma fake news, la notizia che è girata sul fatto che lui avrebbe dato una mancia da 20.000 euro allo staff del residence, non è vera, perlomeno non me l'hanno confermata, magari non lo vogliono dire, però insomma sembra che sia semplicemente un'invenzione della stampa per fare un po' di notizia, come tante cose che dicono sulle celebrity. Sapeste quante cazzate dicono su Sati? Pensate che Sati l'altro giorno ha fatto una storia su Instagram utilizzando un filtro che gonfia le labbra, no? Ma sia una roba stupida per far ridere. Un giornale ha scritto: Sati si è rifatta le labbra e il marito non approva. Cioè, vi rendete conto in che mondo viviamo? Beh, la Russia da questo punto di vista è veramente un altro pianeta. Fine vlog rosicone, ci vediamo con altre cose più serie su questo canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate sta campanella e ci vediamo presto. Ciao ciao!